A quasi un anno dalla chiusura, Isernia riapre l'AFASEV, il centro socio-assistenziale. Dal prossimo 2 di maggio tornerà ad ospitare dunque persone disabili. L'ok al termine dell'iter per la concessione in comodato d'uso gratuito della struttura in contrada Coppolicchio. La bella notizia, frutto del lavoro di squadra tra comune, diocesi, il vescovo Monsignor Cibotti si è speso in prima persona e la stessa AFASEV. L'associazione in vista della ripartenza ha rinnovato presidenza, affidata all'avvocato Teresa Brillante ed esponenti del consiglio. Si inizia con l'apertura diurna dalle 8.30 alle 17. A gestire i servizi sarà la cooperativa sociale San Celestino V. In proposito, ascoltiamo le parole del suo presidente, Domenico Calleo. È una bella notizia perché la percentuale di disabili in provincia di Isernia è molto alta, per cui le famiglie purtroppo si sono trovate molto in difficoltà in quest'anno. La volontà nostra è anche riaprire, oltre che il diurno, entro l'anno riaprire anche il servizio notturno con la riapertura di Dopo di Noi. Per cui noi siamo ben lieti di ringraziare le sue eccellenze vescovo, il sindaco Castrataro e soprattutto la AFASEV affinché finalmente si possa riaprire un servizio di cui le famiglie avevano sicuramente molto bisogno. La sede rimane la stessa? La sede rimane la stessa perché è autorizzata dai doni e requisiti previsti dal regolamento regionale, per cui bisogna soltanto adesso rimboccarsi le maniche e far sì che questi ragazzi possano vivere serenamente le loro giornate quotidiane. Quanti? Per adesso partiamo con 4 ragazzi perché le famiglie si erano organizzate diversamente. L'obiettivo è quello di arrivare al numero di 20 ragazzi da ospitare come previsto dal regolamento regionale e speriamo, come dicevo prima, che si riuscì ad aprire anche il notturno.